Siamo a Monti, una grande estemporanea dedicata alle chiese di Monti. Raffaella Carboni, una delle organizzatrici. Manca purtroppo Don Zaba, che in questo momento è sicuramente impegnato, ma lo salutiamo. Mi racconta che succede quest'oggi in occasione di questa festa. Oggi è dedicata praticamente all'estemporanea di pittura, il tema è Monti e le sue chiese. Questa estemporanea è stata organizzata dal comitato del 49 e del 59, gli ultimi 10 anni della festa patronale, però diciamo che è inserita in una festa che ricorre il 50° della parrocchia, tant'è che ci sono anche altre manifestazioni oggi come il motoraduno, ci sono diverse conferenze, c'è la novena per 9 giorni, diciamo gli artisti che oggi hanno partecipato sono 34 artisti, un po' da tutte le parti della Sardegna. Una grande giornata sicuramente in occasione di questa ricorrenza. Lei mi deve salutare Don Zaba, che in questo momento è impegnatissimo. Un saluto naturalmente da parte di tutti noi di 5 Stelle. Gli artisti ospiti qui a Monti, la dottoressa Lina Espada, buongiorno, ancora una volta ci rincontriamo. Dottoressa, credo un grande tema per quanto riguarda queste estemporanee Monti. Sì, il tema è un tema sacro, diciamo che pur abbracciando l'ambiente circostante, però allo stesso tempo si deve far riferimento alle chiese e all'aspetto proprio della sacralità della chiesa in sé stessa. Luigi Orani, che lavora su quest'opera, buongiorno a lei, dedicata alle chiese di Monti. Sì, alle chiese di Monti, infatti sto facendo un assemblaggio di 3 chiese, speriamo di riuscire a finire in tempo. Tutto qua. Anche perché poi comunque le sue opere sono sempre molto particolari, hanno questa particolare del rilievo. Beh, un po' sì, un po' di rilievo dappertutto glielo do. Adesso vediamo strada facendo cosa succederà. Grazie Luigi di averci invitato. Luigi, io come sempre innamoratissimo di sua figlia. Tutto bene Oriana, stai bene? Sì. Ti stai divertendo? Sì. Bene, sono contento. Ciao Oriana. Marco Lai, sempre presente quando ci sono le estemporanee, una grande mostra, tra l'altro, che è stata presentata a Sassari qualche settimana fa. Marco, ma la scelta comunque di presentarsi a queste estemporanee, perché? Perché dunque io sono appassionato della natura, seguo proprio la nostra isola, mi piacciono i suoi colori, e in queste situazioni proprio dipingere dal vero è una cosa che sento dentro. Infatti io i paesaggi li chiamo proprio dell'anima, nel senso che ci voglio proprio entrare dentro, al di là che siano definiti o meno. Certo, voglio immaginare proprio i colori dell'ottimismo, diciamo. L'ottimismo, assolutamente. Una grande mostra a Sassari, lei di Sassari, so che è stata molto frequentata. Sì, sì, ho avuto al Palazzo della Frumentaria, insomma, un buon successo di pubblico e di critica. Ho avuto dei riconoscimenti anche, insomma, sono stato gratificante, insomma, questa cosa. Mi dispiace che noi non c'eravamo, visto che ci conosciamo anche da tempo, perché lei, così come gli altri che abbiamo conosciuto. Mi seguite sempre, so benissimo che sono grato, anzi approfitto a ringraziare la vostra emittente, insomma, che è sempre presente e sensibile a noi artisti, non come, insomma, come dovrebbe essere normalmente. Bene, vi ringrazio Sandro. Grazie a lei Marco, arrivederci. Grazie anche a voi.